ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video epico. Allora, mi vedete così contento, particolarmente felice perché sto per partire, sto per andare a Vicenza, visto che ho la gara di stacco da terra, ormai già l'avete letto, penso, dal titolo. E quindi sono molto molto contento, molto gasato, anche se sono un po' anche emozionato, ad essere sincero, infatti tipo sto a 2000 oggi. Comunque, come in tutti i miei video, oggi vi faccio vedere quello che mi porterò per questo viaggio. Allora, mi porterò pancake, come al solito, questi me li mangio durante il viaggio. Poi tonno al naturale, un po' di barrette, questo è mezzo chilo o un chilo di pane, non lo so, vabbè. Adesso direi che mi vado a preparare la valigia perché è tardissimo e quindi noi ci vediamo dopo. Allora raga, finalmente dopo un lunghissimo viaggio di non so quante ore, sono le 9:30 ragazzi, sono uscito di casa alle 2:30, veramente massacrante. Comunque questa è la mia stanza, veramente una figata, aspettate che vi faccio vedere. Allora, innanzitutto qua c'è un televisore gigantesco, troppo bello, che penso che non userò mai, però vabbè. Qua un letto bello grosso, bello comodo. Poi qui vista bellissima, no non è vero. Poi armadio, questo è il mio armadio poi ragazzi, come al solito, secchio. E questo è il cesso, piccolo ma carino direi, niente male, niente male. E poi basta. Adesso mi sto sistemando le cose e poi andiamo a mangiare al ristorante. E niente raga, io direi che ci vediamo direttamente domani perché sono distrutto. Allora raga, stiamo nella palestra dove terrà il seminario Alex e dove faremo la gara domani appunto. Guardate che figata. Allora, questa è la gabbia di MMA, poi qua ci sono, vabbè, i sacchi e tutto quanto. Questa è la zona riscaldamento ancora da sistemare, tra l'altro. Questa è il ring da box che, raga, mi vengono in mente certi ricordi di quando combattevo, bellissimi. Poi, vabbè, qui è la zona dove ci sarà appunto la gara e dove penso che Arex terrà il seminario. Quindi, spettacolare, c'è tutto e adesso sistemiamo un po' di cose e poi tra pochissimo inizierà il seminario, appunto. Stanotte non ho dormito un cazzo. Comunque buongiorno a tutti. Guardate la mia situazione attuale della stanza, una merda. Adesso devo sistemare tutto perché mi stanno per trasferire in un altro albergo. Oggi ci avrò la gara, oggi giorno della gara, sono carichissimo, anche se non si vede dalla faccia, però mo me rivio. E ho appena scoperto che nella mia stessa categoria dovrebbe gareggiare Alex. Quindi oltre a fare il seminario è venuto pure a fare la gara Ghirardi e un sacco di gente forte. Infatti già ho dato le capocciate prima al muro perché vabbè, infatti vedete il segno rosso. Comunque io direi che adesso mi sistemo tutta sta roba perché veramente c'ho una caciara assurda. Vado giù a non fare colazione perché per peso cerco di stare leggero e poi ci vediamo alla gara. Allora Alex mi ha appena detto che fa 260 di entrata a Roma. Tu lo sai Alex che ti batterò oggi. Oggi vincerò io contro di te. Non capisce quello che dico, loro capiscono. Ecco, mo gli hanno detto col traduttore quello che io ho detto. Cosa ne pensa il nostro Alex? Ciao. Vedi, lui dice solo ciao, non sa parlare ovviamente. Thank you.
Allora, mi trovo nella sala dove fanno il peso, dove praticamente pesano gli atleti prima della gara. E questo perché sono quasi le 9 di sera e noi siamo ancora qui al palazzetto. Adesso sono rimasti ovviamente solo gli organizzatori della gara che stanno sistemando le ultime cose prima di andare via. E mi è stato detto che adesso non andiamo in hotel, ma andiamo direttamente al ristorante e quindi io non avrò assolutamente modo di chiudere questo video oggi. Quindi io ho detto, regà, trovatemi una sala che devo fare la chiusura del video per forza. Quindi, tornando alla gara, allora, vabbè, avete visto comunque la prima prova a 180 kg, seconda prova a 190 kg, sparate, salite molto molto bene. Anche quando ho rivisto il video sono rimasto veramente contentissimo delle prime due prove. In terza prova, volevo chiamare 195 kg, solo che mi è stato suggerito praticamente da tutti di provare 200 kg. Mi è stato detto palesemente, se non fai 200 kg oggi, li rifarai tra un mese, visto che tra un mese c'è il campionato italiano di stacco in FIPL. E quindi questo. Purtroppo non sono saliti veramente di un centimetro, non sono saliti di... mancava pochissimo per chiudere l'alzata, purtroppo non ci sono riuscito e vi dico la verità, appena ho finito la terza prova ho rivisto il video, ho rivisto di quanto mi mancava e mi mancava poco così per chiuderli e ho rosicato tantissimo, volevo prendere a cazzotti il muro per il nervoso, cioè, avevo un nervoso pazzesco, raga, pazzesco. Dopo un po' di minuti comunque parlando con coach atleti di livelli superiori, mi sono reso conto che fondamentalmente è stato molto meglio così. Adesso vi spiego meglio. Fallire un'alzata nel powerlifting, ma anche in generale, nella vita in generale, comunque sbagliare determinate cose, non è un male, non è un male assolutamente. Molte volte è un bene, è molto meglio sbagliare, e capire determinati errori che fai piuttosto che continuare a fare sempre gli stessi errori. E questa è una cosa molto importante che ho imparato con questa esperienza, diciamo. Quindi sono molto contento fondamentalmente dell'esperienza che c'è stata. Adesso cercherò di correggere appunto il più possibile gli errori che ho fatto oggi e migliorarmi il più possibile. L'esperienza, come vi dicevo, è stata molto molto bella, a partire dal seminario che c'è stato con Alex, dove ho imparato veramente un sacco di cose, alla gara che c'è stata oggi, comunque gareggiare, divertirsi e fare quello che ti piace è una delle cose più belle, raga, una delle cose più belle, quindi sono contentissimo, contentissimo anche di aver visto diverse persone che mi seguono su YouTube e che mi sono venuti a trovare in questa gara, sono rimasto contentissimo di aver conosciuto altre persone appunto che mi seguono e contento di tutto, mi dispiace solo di non essere riuscito appunto a rispondere ai messaggi che mi sono arrivati su Facebook, su Instagram, su YouTube, ma veramente durante questa gara ho cercato di concentrarmi solo sulla gara, isolarmi il più possibile e non pensare a niente. Ho dovuto fare un post su Facebook dove spiegavo appunto tutta la situazione, almeno chi mi segue l'ha letto appunto direttamente da lì e via. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, adesso è tardissimo, mi si sta anche scaricando la batteria, prima che mi si spegne chiudo subito il video, spero che vi sia piaciuto. Adesso vado perché è tardi, ho una fame pazzesca e quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!